Buonasera, ospite di meeting questa sera un grande personaggio. Vi voglio presentare Damian Giacov. Ciao Damian. Ciao. E benvenuto in Italia. Grazie mille. Damian è un grandissimo pittore e ve lo vorrei presentare con alcune domande, come sono tipiche di meeting, alle quali risponderà proprio lui, senza saperle prima le domande, perché quelle di meeting sono domande misteriose e non le sanno prima. Damian, intanto da quanto tempo sei in Italia? Ultimi 7 anni vivo fisso in Italia. Prima sono capitato 2 o 3 volte per guardare un po' come turista. Poi mi sono innamorato e ho deciso di restare a vivere qui fermo. Dove vivi? Adesso vivo in Modena. Ultimi 4 anni, però ero poi anche in questa zona vicino. Damian Giacov, perché dipingi? È un modo di esprimere, è evidente, ho una tensione interiore, è evidente che magari diverse condizioni mi hanno spinto di esprimermi in questo modo. Può darsi anche perché adesso non si sente, però da piccolo avevo problemi di esprimermi verbalmente e così questo era un modo di esprimersi meglio, più adatto alla mia natura. Io credo che questa sia una risposta meravigliosa, una risposta stupenda, perché Damian vuole dire che dalla sua difficoltà di colloquiare con gli altri è nata la pittura. Questa è una frase veramente bella che denota sicuramente un animo sentimentale. Senti Damian, secondo te la pittura è complicità con gli altri? Pittura è un mezzo espressivo, però complicità con altri nasce da riflessione che uno ha davanti al quadro, perché da propria natura nasce anche, spesso si rispecchia in quadro. Per quello può nascere un equivoco tra quello che l'artista è voluto dire e quello che poi viene interpretato, perché poi ognuno rispecchia una parte di sua natura in arte. Io quando dipingo, per esempio, paesaggi o una figura sola, uno lo vede come una cosa un po' triste, solitaria, e uno come gioiosa. Significa che esistono margini dove si rispecchia ognuno in lavori. Senti, ogni quadro per un pittore è una creatura propria. Ti stacchi malvolentieri da un quadro tuo? Adesso non più, perché perché il pittore anche desidera di come una brava madre che non vede il momento, è spaventata che i loro figli vanno e trovano propria vita così. Direi che si può paragonare, perché sarei troppo magari geloso di avere in possesso tutto, certo, e per sempre. Certo, questo è vero. Sì, perché i quadri vivono poi in case, in ambienti. Attraverso gli altri, sì. Sicuramente. Io ho visto i tuoi quadri in casa di un amico e li ritengo un'espressione di gioia, di una persona che ama la vita. Sì, è vero. Magari ha visto in casa di mio amico Ceruti, che è un bravissimo, un grande intenditore d'arte. Avevo detto anche a lui che sua casa si è illuminata con questi quadri. Io vi ringrazio entrambi per quella... è quello che magari vorrei io proprio illuminare, sia mia esistenza ma anche da altri, perché adesso per un lungo periodo siamo entrati troppo in introspettivo, certo, in ermetismo, certo, in tutto quello. Adesso vorrei liberarmi da questo come da un bagaglio, aprire finestre, far entrare il sole. Ecco, infatti tu ami i colori, il sì, giallo come il sole, l'azzurro come il cielo, come il mare, ho visto, e a me sono piaciuti moltissimo. E secondo Damian, si nasce pittori? Dico, magari si nasce artisti, poi ognuno sceglie il mezzo più adatto. Magari, credo che artisti si nasce, però magari poi uno sceglie musica, uno cinema. Ecco, direi, certo, che artisti sì, si nasce, e poi pittori si diventa. Senti Damian, che tra l'altro sta in italiano meglio di me. Oh no. In 7 anni sei diventato bravissimo. Non so se al contrario io saprei parlare jugoslavo bene come te, perciò avrò difficoltà, perché poi è una lingua che sono pochi che conoscono, così.
Senti, volevo dirti, quando tu darai ai genovesi la gioia di vedere una tua mostra? Molto presto? Sì, io vorrei abbastanza presto. Adesso, facendo una pittura figurativa, io ho un po' problemi con tempi di esecuzione, però mi piacerebbe molto fare a primavera, o magari settembre-ottobre. Adesso ancora all'aperto è incerto, però vorrei fare più presto possibile. Ecco sì, anche noi vorremmo che tu facessi il più presto possibile, perché io credo che portare a casa un quadro di Damian sia portare a casa un po' di felicità, perché come giustamente dicevamo prima, poi ringrazio la regia che ha mandato in onda alcuni esempi della pittura di Damian e ne abbiamo tanto bisogno di gioia, perché ce n'è poca oggi al mondo. Sì, magari è più facile caricare, magari è più facile fare colpo su di altri con altri mezzi come Certo, paura, violenza, tutto certo. quello. Ormai sensibilità vediamo tutti i giorni, non ci accorgiamo più di cose belle. Comunque i tempi cambiano, io credo che in 2000 e anche dopo 2000 cose cambieranno molto, perché bisogna tornare un po' a radici, a origini, a cose belle, a cose Com'era prima? giuste. Peccato che io non ci sarò nel 2000, perché sarà Ah. troppo tardi, però è quello che ha detto stasera in meeting Damian, io credo che sia una lezione di vita. Ha detto intanto una frase che voglio ripetere, che lui ha espresso, ha cominciato a dipingere, perché non riuscendo a esprimersi bene, ha voluto esprimersi così. Io credo che questa sia una frase splendida e la voglio tenere per me, ma come sempre la voglio dare anche a voi. Grazie Damian, grazie dell'ascolto, per questa sera meeting è terminato. Buona serata.